Buongiorno, 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 sono pezzi. Buongiorno, allora siamo a Saint-Julien e adesso praticamente faremo il check-out del nostro hotel. Io mi sono fatta una doccia perché non ne potevo più. Adesso andremo a Marsaslok, anzi prima andremo alla Rotonda, poi andremo a Medina e poi a Marsaslok. Ok, ci vediamo dopo, ciao. Allora, noi siamo ready, stiamo lasciando il nostro hotel in condizioni pietose. Ciao hotel, ciao hotel, ciao hotel, ciao. È il nostro secondo giorno, oggi è il terzo già. Oggi è il terzo giorno, incredibile. E dietro abbiamo il mare, che oggi è bellissimo. Adesso dobbiamo andare alla fermata per prendere l'autobus. Esatto, la valigia, ve la devo ricordare. Ci sono 24 gradi, ci troviamo una fermata sconosciuta a Bujibba perché abbiamo aspettato un'ora e venti, un'ora e mezza per un pullman che non è passato. Noi abbiamo preso un altro, siamo venuti qua, che è un centro città diciamo più frequentato, dove passano più pullman. È appena passato il pullman che dovevamo prendere, ma era pieno e quindi non ha fermato. E quindi di conseguenza adesso quello che faremo è aspettare il prossimo pullman fra 10 minuti. Sono le 11.09, siamo usciti dall'hotel alle 9.30 e praticamente abbiamo passato tutto il tempo ad aspettare pullman. Quella signora lì mi ha spiegato dove scendere, cosa fare, e quindi stiamo andando a Mosta, siamo pronti. Ragazzi, non ci posso neanche credere, siamo arrivati a Mosta e questa è la cupola di Mosta, che non so come si chiama cupola di Mosta. Bellissimo, non ci credo. È veramente enorme, non rende quanto è grande. La bomba, il proiettile che ha trafitto la chiesa, che adesso faremo vedere come è stata ricostruita. Cavalli. Cavalli? Va bene. Wow, allora siamo arrivati a Medina. Quella sono io quando non mi ricordo qualcosa all'esame, quando mi cedo in speranza di trovare la risposta. E quella sono e io svenuta mentre ho dato l'esame. Allora, siamo arrivati a Medina e adesso faremo un giretto. Che bello! Sono
fatto un paio di foto e adesso la vista spettacolare è questa qua. E poi faccio. Senti sti uccellini, è incredibile. Allora, siamo finalmente tornati da Medina a Valletta, dove eravamo stamattina. E lì c'è praticamente la discoteca dove eravamo andati. Niente, adesso spero di non cadere di nuovo dalle scale come la prima volta che sono arrivata qua dall'aeroporto. Ovviamente come la prima volta ho la valigia. Hola, ci vediamo dopo, saluta. Allora, siamo arrivati a Marsa's Lock. E dato che ci si è spento il telefono in entrambi, non sappiamo dove andare. Abbiamo chiesto alla gente se sapevano dove era questo hotel. E lo sapevano, fortunatamente. Quindi adesso cercheremo di seguire quella via lì. Beh, niente, torniamo a vedere qualcosa. Aspetta. Becchiamo sempre le persone giuste a cui chiedere. A cui chiedere siamo abbastanza fortunati. Sì, siamo fortunatissime, chiediamo sempre alle persone giuste. Cioè, quella lì è la luna, è incredibile, sembra un lampione. Cioè, questo è un lampione e quella è la luna. Fantastico. Ovviamente, ragazzi, Malta è nota per le gru sparse su tutto il territorio. Ovunque, dove andiamo noi, gru. Allora, abbiamo trovato il nostro hotel Salavi Guesthouse. In realtà ho guardato in alto ed era proprio qua davanti. Quindi, niente, entriamo adesso e vediamo. Allora, questo è il nostro terzo hotel. Stiamo entrando perché una ragazza ce l'hanno fatto entrare. E senza che il receptionist lo sappia, cioè noi potremmo essere chiunque. Il divanetto è carinissimo, praticamente ha uno specchio, molto carino. Molto carino anche il fatto che hanno diversi orologi. Sì, invece era zero. Ok, siamo nel nostro terzo hotel. Hi Quincy, io sono stanca, muerta. Qui c'è la doccia, lo specchio e un odore strano in questa stanza. Oh wow, bella la vista. Bella la vista. Bella bella. Ok, stiamo andando a cena a Marsa's Lock. Non sappiamo ancora dove andare. Però troveremo qualcosa in quella direzione lì dove ci sono le lucine. Io ho famissima, non fame. Cado i pantaloni dalla fame. Fino comunque, ristoranti molto molto carini. Hanno tutti tipo il forno così, non si sa perché. Sono molto carini. Sì, carino. Sembra molto buio, ma in realtà è molto luminoso. Molto carino. Sì. Stiamo mangiando un spaghetto e scoglio. È uguale al tuo, sai? Questi stanno guardando la partita in italiano. Questo sembra un posto carino. Beh, guardate che bella costruzione. Che non è vero. Ma queste sono tutte le bandierine di Malta? Sono disegnate.